siamo a Economia del Futuro 2023, la due giorni sulla sostenibilità organizzata dall'Economia del Corriere della Sera, e siamo in presenza di Arrigo Gian, amministratore delegato di ETM, che ci parlerà del trasporto pubblico del futuro, un trasporto pubblico diverso da quello del secolo scorso, e quali sono questi grandi cambiamenti e a che punto siamo. Il grande cambiamento che sta attraversando il trasporto pubblico locale e la grande sfida è quella della sostenibilità. ATM, che già produce buona parte del proprio servizio con mezzi a trazione elettrica, sta cambiando tutta la flotta autobus. Noi stiamo rinnovando 1300 autobus, di cui oggi la maggior parte diesel, in autobus elettrici. Noi arriveremo entro il 2030 ad un impatto zero di tutta la flotta dell'azienda.